Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant. Sto registrando di seguito alla scorsa puntata perché mi sono accorto che una volta entrato al nido, purtroppo, devo continuare la parte principale di missione, o per meglio dire di storia, per tornare indietro e quindi poi fare in un secondo momento le side quest. Quindi affrettiamoci a concludere la parte, in questo caso narrativa, del nido. E andiamo avanti. Oh, eccoci qua, finalmente possiamo ottenere le parole. Quindi, sì ragazzi, ci saranno delle parole che si possono ottenere dagli avversari man mano che li ammazziamo. Quindi più avversari uccidiamo, più parole guadagniamo. In questo caso abbiamo preso Pa, che con le armi danno la potenza d'attacco aumentata del 2%. Le parole ti consentono di potenziare armi e magie. Esatto, dobbiamo... Aia, bastardo. Altra parola. Assorbire il sangue. Vabbè, questo è il tutorial in realtà. Non è tanto una parola. Proprio perché quando ammazziamo gli avversari noi assorbiamo il sangue e le parole che poi ci permettono di sbloccare. Vedete? Praticamente assorbiamo il sangue e ci consentono di ottenere le parole. In questo caso andiamo su... No, magia, abilità, no. Dobbiamo andare su Grimoire. Ecco, associa parole. Armi. In questo caso mettiamo il pugnale del Nirvana. E abbiamo una... Esatto, una parola da impostare. Qui purtroppo non ne abbiamo parole B, che servono per altre cose. Per cui possiamo andare. Però come avete notato, in questo villaggio praticamente... Praticamente... Casse frantumabili, vabbè. Questi sono tutti i tutorial che mi sta dando... Perché che sono tutte cose che comunque già sappiamo, perché ve le ho dette praticamente all'inizio del gioco, no? Ecco, raccogliere materiali, spaccare casse. Proprio classici tutorial. Ops. Dareka imasen ka? Sentite che quando si assorbe il sangue si sentono delle voci, tipo, no? Porca miseria. E che sono veloci. Ah.
Ma poi bastardi mi attaccano alle spalle. Ecco, vedete, per raggiungere il capo noi dobbiamo andare da quel lato. Sì, perché questa strada la dobbiamo percorrere poi. Beh, diciamo che la mappa comunque del nido è abbastanza easy. Io già l'ho comprata, anche perché la trovavi al villaggio, quindi la potevi trovare abbastanza facilmente, però... no, aspetta. Devo salire di qua io. Esatto. Saremo sinzinare. Ora ci sarà il tutorial poi sulle magie. Ecco qua. Ah, la parola Jeb. Quindi aumenta. Non ci credo. Mi ha colpito alle spalle. Pezzo di merda. Non ci voglio credere, veramente. Non ci voglio credere che mi ha fatto danno alle spalle. Comunque sì, con questi qua conviene sempre la schivata. Esatto, collisione con gli incantesimi. La parola ma... parola Jeb, quindi abbiamo altre parole da poter assegnare. Quindi qui cosa possiamo mettere? Jeb, che è potenza magica del 2%, e qui abbiamo Ma, che è il tasso di rilascio oggetti del 2%, quindi per ora la possiamo mettere. Aia, ma poi, madonna, ma poi bastardi. Ok, qua posso pararli così. Però vedete, vedete, vedi che stronzo che mi va alle spalle? Deviare le magie dei nemici, questo ovviamente già lo sappiamo. Ecco, questi qua grossi sono facili. Bess. Raccogliere oggetti, questi sono tutti tutorial ovviamente, tranne Bess che è un'altra parola. Associa parole, ecco, arti marziali, difesa o schivata, forza fisica. Che non è male. Koko ga sonchou no ie ka. Dare ta? Ah, boku tachi wa... Io sono a
この村から出て行ってくれ。話にならぬ。こんにちは。荷物を届けるよう頼まれたんですが。私宛ての荷物。Esatto, questa era la side quest. Però dobbiamo fare tutta questa strada senza farci colpire praticamente. Tra l'altro qui c'è la possibilità di poter skippare. Questa è una roba da speedrun. Sì, va bene. Per ora skippiamoli questi. Tanto avrò modo di farmare o di fare altra roba. Sicuramente anche per conto mio, quindi non è un problema. Oddio, mi stanno seguendo fino a qua? Non pensavo. Ecco qua. Nandaro, ora. Madonna, fino a qua mi hanno seguito. Diciamo che la cosa brutta di sparare sempre è che non si capisce quando praticamente si subiscono gli attacchi, no? Kirena Hanadana. Densets no Hanada. Mirio sarere no mo muri wa nai. Già, kore ga Yona no atsumeta katta. Sono hana ni saware na. あの女の人下着しかつけてないよ。たわけが、もっと他に見るべき場所があろう。あの人、魔物。 Oh. Ci siamo ritrovati praticamente ad affrontare un boss. In biancheria intima, tra l'altro. Oh, sta iniziando ad attaccare finalmente. の攻撃の隙を突くのだ。 Esatto, ogni volta che viene atterrata lei mi... Vedete, questo spezza la difesa e l'affondo. Thank you.
E tra l'altro la difesa spezzata fa danno. Quindi bisogna fare attenzione. Cazzo, l'ho preso al contrario. Sì, ho cercato di fare un po' un combattimento spettacolare. Con esito. Seconda fase. Quella ragazza è dotata di magia. Ops. Mi ha spezzato la guardia. Oh, ma porca miseria.
また魔物、魔物が魔物を攻撃してる。衝撃波に気をつけよ。火を見て近づくしかないか。邪魔をするな。今は奴を倒す方が先だ。どうやら我らのことは眼中にないようだな。うん。Sì, ma non... Ma... Allora, c'è una piccola cosa che qua bisogna chiarire, però, gioco. Allora, se io mi muovo, non mi puoi far fare... Cioè, non posso subire danno se mi muovo. Niente, è impossibile evitare l'onda d'urto. Cioè, devo fare la schivata avanti e indietro, praticamente. しおったぞ。あれはなんだ。この丸いのも魔物。こんな大きい魔物がいるの。今までのやつとは格が違うぞ。気を引き締めよう。死ね死ね死ね。てめえの汚ねをギタギタに刻んでやる。Eccoci qua. Si sono presentate le... La lingua tagliente della nostra amica. Che però ancora ovviamente non sappiamo il nome, quindi non ve lo spoilerò. Sì, praticamente l'onda d'urto si può schivare solo così, con la schivata avanti e indietro, quella che chiamo io schivata avanti e indietro. Ovviamente a modalità difficile è tutto molto più complesso. Perdi molto più tempo ovviamente. Perché a difficoltà normale e facile questa boss fight finisce in manco 5 minuti.
Dai, che ce la stiamo facendo. Grazie. Arigato. Giamata. この人人間だよね。半分はな、いわゆる魔物付きというやつらしい。そう、悪いことしちゃったな、僕。てっきり魔物だとばかり。ともかく。 Hai ottenuto un verso sigillato. Hai ottenuto la magia mano oscura. Colpisci i nemici con un potente braccio di energia magica. Carica l'attacco per aumentare le dimensioni del braccio. E noi abbiamo già visto anche questo attacco. Oh, chi cazzita? Chissà, Mara. Sacchia, come non sai? Te chiri, ma mono dato bakari. 半分は本当に魔物だ。さっさと出て行け。我らはお前を解放し謝罪した。いいよ、シロ。あんなに激しく戦った後だもの。カイネ。私の名前。ああ、si è presentata Kaine. Finalmente venne posso parlare. Kaine è un personaggio figo che avremo modo di conoscere durante tutta questa avventura, quindi sarà molto molto interessante parlarne. その名村で聞いたことがある。もういいだろう。私に関わってもろくなことがない。貴様らに用はない。 E tra l'altro in sottofondo sentite anche la sua host. La host di Kaine. これだけは言っておく。 Bella roba. やつは私の獲物だ。やれやれ、巨大魔物に魔物付きか。綺麗だけど、なんだか近寄りがたい人だったね。 Carina, ma guai a farla arrabbiare. Parole non furono più giuste. Ok, e ora che cosa succede? Possiamo scegliere di fare una delle due cose. Ovviamente noi... Anche perché dovremo concludere questo episodio e lo concluderemo lì, a casa. In modo tale che io poi possa fare le side quest, perché adesso le posso fare. Anzi... Beh sì, le posso fare in realtà adesso, perché ho sbloccato nuovamente la possibilità di entrare e uscire, quindi posso fare le side quest e... E niente. Esatto, un verso sigillato in quell'ombra, perché l'abbiamo ottenuto uno. Anzi, e a proposito, ecco, a posto della lancia io mi metto la mano
Anche se in realtà la lancia è un po' più utile. Però la mano è buona soprattutto quando ci sono tanti nemici. Quindi con il nemico singolo ho già lo sparo, no? Il mitragliatore, diciamo. L'esplosione oscura. Mentre invece per più nemici preferisco avere questo tipo di arma. Va bene. Non so quanto effettivamente è venuto questo episodio, perché farò qualche taglio durante la boss fight che è risultata piuttosto lunga in realtà, però farò qualche taglietto qua e là. Detto ciò, salviamo, continuiamo la prossima volta. Io ora vado a fare le side quest e poi continuiamo la nostra avventura parlando con Devole Popola e cerchiamo di scoprire un po' di più su Kainé e anche sul nido e il perché sono tutti così ostili nei nostri confronti. Alla prossima.